cari amici, bentornati con un nuovo appuntamento di Una Birra Con. Ve l'avevamo annunciato un'estate dove abbiamo pensato di rinnovare un po' il nostro format, quello che durante l'anno ci ha visto con Attacco a Due ogni settimana in diretta. Abbiamo scelto una location en plein air. Abbiamo scelto soprattutto il birrificio Styles, che è uno dei birrifici ormai diventato emblema e simbolo della Videx Crotazzolina, della MG Scuola Pallavolo. Noi abbiamo Cristian Barchetta, anzitutto che ciao Cristian, ciao, ciao, che ciao. Ci stai preparando due birre, a me e all'ospite che introdurrò tra poco. Che ci stai preparando di buono? Sì, sto preparando due Allison, che sarebbe stile Helles, tedesco a bassa fermentazione, una birra molto beverina estiva, visto comunque diciamo la stagione, di 4 gradi 8, bionda, semplice, molto profumata, quindi una birra dedicata proprio per questo periodo. Una birra per questo periodo, una birra estiva, noi siamo appunto, l'abbiamo detto, all'aperto, ci stiamo anche godendo il sole di queste giornate, e allora quale migliore occasione, Leonardo Focosi, per darti il benvenuto in Maglia Videx, se non attraverso, con una bella birra. Quindi io ringrazio ovviamente Cristian per grazie Styles e soprattutto un brindisi, sì, innanzitutto sì. Ben arrivato alla MG Scuola Pallavolo. Leonardo, che dire, tu sei giovanissimo, 21 anni appena compiuti, una carriera che ti ha visto parte di un gruppo già in Superlega con Vivo Valencia, sì. Poi passare da Cuneo e poi arrivare a Sabaudia e alla fine la chiamata della Videx. Sì. Raccontaci un attimo anzitutto da dove vieni e come è nata la passione per il volley, come è cominciato tutto. No, salve a tutti, io Leonardo Focosi, 21 anni, sono originario della Toscana, precisamente di Borgabugiano, un paesino piccolo, nel Pistoiese, giusto, vicino Pescia, sì, vicino Pescia, dove sono nato, sì. E l'amore per la pallavolo è partito tutto grazie a mia sorella, perché ho una sorella più grande, anche lei giocatrice, e adesso anche allenatrice, che mi ha fatto crescere in mezzo alle palestre, già da quando ero piccolo, mi portavano anche i miei, eccetera. E allora mi è venuta questa prova, poi ovviamente ho provato anche tutti gli sport, pallare calcio, basket, nuoto, li ho provati, però la pallavolo ormai mi ha preso nell'inconscio e l'ho voluta approfondire. Ho iniziato a Pescia, ho iniziato con le femminile, quando ero ancora piccolo, molto piccolo, per poi continuare le giovanili dall'anno 14 in poi, due anni a Santa Croce, per poi partire e iniziare la mia avventura in giro per l'Italia. Hai diciamo girato molto, perché so, Sandona, sì, di Piave, poi comunque Milano con la squadra di Serie B e poi l'approdo a Vivo Valencia, hai girato tutto lo stivale. Sì, che si, per un'età così giovane, penso anche esperienze belle. C'è qualche esperienza che ricordi più delle altre, che ti ha formato? Ma più che esperienza la trovi nel tempo, più che altro all'inizio non capisci, a 14 anni ti sembra quasi un sacrificio prendere e partire, però sono cose che rimangono, nel tempo non te ne accorgi subito, te ne accorgi quando arrivi a questa età più o meno, che ti senti privilegiato, sei un giocatore, sei contento della vita che fai, comunque fai quello che ami, quindi è anche una passione prima col lavoro e è bello, molto bello. L'esperienza, soprattutto che ne so, di vivere, provare a vivere da solo già un'età tenera come 15 anni, 14 anni che sia, mi ha fatto crescere molto sicuramente, mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto visitare, vedere posti che non avrei mai visto, e lo devo tutto a questo, la pallavolo. E adesso ti trovi qua alla Videx Crotazzolina, avrai in questi giorni, in queste settimane di contatti anche approfondito, conoscevi già la società MNG, che percezione avevi di questa realtà prima? Molto buona, devo essere sincero, se ne sente parlare molto, se ne è sentito parlare come ben sai, e se ne sentirà parlare sicuramente. È una società buona, molto buona, cioè veramente buona, sono molto contento di essere qua, infatti quando è arrivata la chiamata ero molto contento, non ho esitato neanche un minuto e sono contento della chiamata. Comunque bevi pure, sì, perché sì, devi assaggiare questa Allison, perché è davvero speciale, qui Birrificio Styles davvero ci coccola, in questo senso siamo felici, è molto fresca e ci sta bene. Senti, a livello di passioni, di hobby, no? Esuliamo anche un po' dal volley, poi ci torniamo, certo, chiaramente. Ecco, che tipo di ragazzo sei? Cioè, ti piace il sole, il mare, così, il beach volley? Sì. Sei mai provato a cimentare? Allora, beach volley sono un po' un legno, come si può dire, non sono il giocatore classico, il giocatore da beach, neanche fisicamente si vede comunque.
ho provato, sì, ma giustamente giusto così con gli amici, non ho mai approfondito perché non è il mio sport. Però sei un tipo socievole, ti piace sì, comunque sì, con queste girare. Avventure che hai vissuto nelle varie società, insomma anche sta bene con i gruppi, con i compagni. Certo, amicizie fuori dentro la palestra, comunque ho fatto amicizie anche scolastiche, perché ho girato ogni anno, ho girato sempre con le scuole. Con le scuole, con le persone, poi conosci comunque regione e regione, le tradizioni di ogni regione, sempre tutto bagaglio dell'esperienza che grazie alla pallavolo sono riuscito a fare, infatti ne sono grato. Assolutamente, tra l'altro il tuo ruolo, quello del centrale, è anche un ruolo importante dove occorrono i centimetri e tu indubbiamente ne hai e questo aiuta anche insieme alla giovane età, no? Poter. Ma che ha anche delle caratteristiche importanti, soprattutto nella lettura a muro, nel saper supportare la squadra in alcune situazioni, puoi essere davvero la chiave di volta in alcune partite, in alcuni momenti. Ecco, che tipo di giocatore sei tu in campo? Grintoso, metodico? Anche troppo grintoso determinate volte, però sono molto contento. Diciamo che quando gioco in campo mi piace giocare comunque nella concentrazione, non essere troppo cacionaro, come si suol dire, però mi piace essere sul pezzo e cercare di non essere obiettato da altri fattori che ci siano esterni, tipo allenatore, cose. Deve essere proprio una cosa tra me e me. Hai qualche modello a cui ti ispiri? Ce ne sono tanti, c'è Lisinac, che sicuramente è il mio centrale giocatore preferito e mi piace anche lui e Atanasievic, sono due grandi giocatori, sia prima persona di persona proprio, non ho avuto modo di conoscerli, ma ho degli amici e compagni che ci hanno giocato, hanno avuto la possibilità di giocarci, mi hanno raccontato che sono anche fuori dalla palla a volo, fuori dallo spogliatoio, fuori da tutto, sono delle grandissime persone. E quelli sono obiettivi a cui uno no, ambisce, certo, per poter poi prima o poi ripercorrere quelle orme. Hai avuto già un primo approccio con l'ambiente grottese, hai conosciuto Coach Ortensi, hai avuto modo di poter svolgere le prime visite mediche con la parte medica e anche poi con Pison per la parte fisica. Ecco, le prime impressioni a caldo. No, prime impressioni, sono arrivato ieri, non avevo mai visto così tanti macchinari tecnologici, infatti sono molto contento di essere stato seguito in questa maniera perché ho dato delle risposte a me stesso che non ho mai dato da così poco tempo, diciamo. L'ho cercato tutti gli anni perché ho diversi problemi fisici che subito sono stati riscontrati e stiamo già cercando esercizi di prevenzione, eccetera. E poi la carriera del pallavolista è uno slalom tra acciacchi, perché diciamo sì, che lo sport della pallavolo è uno sport anche complicato da gestire a livello fisico. In questo senso il lavoro dello staff di Michele Del Bello con Rialab è sempre in prima linea e sempre anche molto attenti proprio sulla medicina sportiva e anche la prevenzione, quindi il lavoro che svolgerà e che farà in presto. Qui da questo punto di vista, insomma, indubbiamente in chiave Videx ci sarà la massima attenzione. Una maglia che negli anni, come avrai un po' spulciato dagli almanacchi, è stata vestita anche da nomi importanti, c'è stata una prima stagione in A2 con grandi nomi nei primi del 2000 e poi quella della storia più recente, tra cui Claudio Paris, che sì, ben conosci perché ce l'abbiamo avuto al Cuneo. Che saluto. Lo salutiamo vivamente. Insomma, un'esperienza nuova che parte con tanti crispi. Sai che a Grotta c'è una piazza molto calda, cioè il tifo si fa sentire, un po' come a Santa Croce se vogliamo, che pure ha un bel tifo. Quest'anno la pandemia, ahi noi, ci ha un po' limitato. Come hai vissuto questo periodo di emergenza anche dal punto di vista sportivo? Sportivo alla fine non abbiamo quasi mai interrotto, a parte quando ci sono stati dei casi squadra l'anno scorso, la vivibilità, se così si può dire, è stata uguale per tutti più o meno. Io comunque privilegiato insieme agli miei compagni di tutte le di sport a girare Italia, comunque anche essendo in zone rosse eccetera, perché dobbiamo anche fare, e è stato un po' un anno tragico, diciamo, tra virgolette, sotto il punto di vista, però potrebbe essere anche un punto di ripartenza, sicuramente lo dovrà essere, perché ci credo. È importante, tra l'altro tu sei venuto al Palagrotta con la maglia di Sabaudia da avversario. Sì. E indubbiamente hai visto un Palace che vuoto dà un certo tipo di sensazione, ma pieno, insomma, può dare e sa dare un calore, una spinta in più. Quanto è importante per te il calore del pubblico, dei tifosi? Allora, nella mia piccola carriera, se posso dire così, ho avuto tifosi, ho avuto tifosi che mi caricavano, ho avuto tifosi che mi demoralizzavano,
però io, come ti dicevo prima, sono uno che quando non sento niente, cerco di non sentire niente perché mi devo abituare, perché se sento pressioni o cose, comunque lavori con sotto pressione, lavori peggio, è inevitabile. E quindi devi cercare, anche se ci fosse mille persone che ti urlano contro, comunque ti fanno insieme, di cercare di essere concentrato in quei 9 metri, di giocare a pallavolo, perché con la squadra è tutto. Assolutamente, così come magari cercare invece di mettere pressione agli avversari, del pubblico. Avete parlato un pochino di obiettivi stagionali, c'è un tuo obiettivo personale per quest'anno che verrà, se ce ne vuoi parlare? Oppure se di solito non si gruppa, infatti non ci sbilanciamo, però diciamo c'è una tua cosa che ti sei detto, che quest'anno devo far questo. Certo. C'è qualcosa che ti sei posto come obiettivo? Sì, ma si può dire. No, se non puoi dirlo, no, diciamo. Non lo diciamo. Allora non lo diciamo. Lo diremo più avanti, lo dimostreremo, diciamo così. Va bene. Allora Renato, ti diamo ancora il benvenuto qui alla Villa Sidonia, qui alla famiglia, nella famiglia NG. Noi abbiamo anche un pallone che forse il nostro regista Fabio Verducci, che ci segue, dovete sapere, da dietro le quinte, come sempre impeccabile nel lavoro anche tecnico, porterà, eccolo qua, il pallone. Fabio, però tu non hai la birra, com'è possibile? È un affronto che dovrò vendicare prima o poi. Questo è un affronto. Allora, caro Leonardo, noi abbiamo pensato quest'anno, in questa trasmissione, di pian pianino presentare e scoprire la nuova Videx, la Videx del 2021-2022, e poter lasciare un vostro segno, una griffa, una firma su questo pallone, per andare pian pianino a comporre quello che sarà poi il roster di questa stagione. Sono Lega Pallavolo. Dove vuoi, firmacelo. Poi so che nell'ultima stagione hai indossato il numero 3, non so che numero indosserai quest'anno, però io, per essere sicuro, firmi il numero 3 e quindi siamo a posto. Renato Focosi, un altro brindisi. Grazie. E benvenuto. Grazie. E come sempre ci ritroveremo durante la stagione, per cui adesso godetevi l'estate, perché tra poco si comincia. Ma no, ma comunque, aperte chiuse parentesi, siamo sempre allenato. Certo. Allora, in bocca al lupo Leonardo. Noi da Styles vi salutiamo, è davvero tutto con questo appuntamento, ci ritroveremo chiaramente per ulteriori sorprese, ulteriori presentazioni e soprattutto per ulteriori brindisi. La buona birra. Allora ce la gustiamo insieme. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.